Cari amici, ben ritrovati. Lunedì 8 maggio 2023, tappa numero 3 del Giro d'Italia. Vasto Melfi, 216 km per 1400 metri di dislivello. Vince la tappa Michael Matthews. Tappa caratterizzata da una fuga sin da proprio dal primo metro da parte di Stojnic e da Konicev, che per 180 km procedono in solitaria e vengono ripresi. Stojnic al 37esimo chilometro, al 37esimo chilometro dal termine, invece Konicev al 35esimo chilometro dal traguardo. Come detto, Michael Matthews vince la tappa. È la terza vittoria per Michael Matthews a un Giro d'Italia. Ora vi leggo i restanti atleti arrivati. Al secondo posto Mads Pedersen, al terzo Caden Groves, al quarto Vincenzo Albanese, al quinto Stefano Oldani, sesto posto per Sven-Erik Bistrom, settimo per Primoz Roglic, ottavo Simone Velasco, nono Toms Skuins e decimo Andrea Vendrame. Questa qui era la classifica di tappa, procediamo con la classifica generale. Maglia rosa sempre indosso a Remco Evenepoel, che incrementa il suo vantaggio sul secondo, dunque tempo totale di percorrenza delle tre tappe 10 ore 18 minuti e 7 secondi, ed è primo a 32 secondi dal secondo, che non è più Ganna ma è João Pedro Almeida. Terzo posto a 44 secondi per Primoz Roglic, quarto per Stefan Kung, quinto Geraint Thomas, sesto Aleksandr Vlasov, settimo Tao Geoghegan-Hart, ottavo Michael Matthews, nono Jay Wine e decimo Mads Pedersen. Domani tappa numero 4. Domani martedì 9 maggio 2023, tappa numero 4, Venosa Lago Laceno, di 175 km per 3500 metri di dislivello. È una tappa un po' movimentata, soprattutto per i Gran Premi della Montagna, che sono tre: al Passo delle Crocelle, 1136 metri, al Valico del Monte Carruozzo, sempre 1136 metri, e poi Colle Molella, 1084 metri. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, vi do appuntamento a domani, circa mezz'ora, tre quarti dopo la tappa, e noi ci vediamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Un saluto sportivo da Luca Oral.